Ciao a tutti! Le protagoniste del nostro test di oggi sono la Royal Enfield Interceptor 650 e la Continental GT 650. Tu l'hai già provata? Tipo valletta così? Eh certo! Tu le hai già provate in America, giusto? Per io le ho già provate in America e mi erano piaciute parecchio. Ho letto la tua prova, esatto. Infatti mi ha incuriosito, voglio provarle anch'io. Esatto, e questo è lo scopo, il motivo della prova di oggi. Facciamo provare queste due moto alla Buckets. Giusto. Allora, Buckets, prima di tutto sceglietene una. Ah, così, io pronti tanto via. Io so già quale. Vabbè, è quella stilosa, quella più stilosa, ovviamente. Una la a caso. Continental. Ma guarda, io non amo il semimanubrio. Però visto che rispetto a quella la Continental precedente è un pochino più aperto e quindi non sarò così sul trespolino. Ma poi guarda, una cosa che ti conquisterà sin da subito è la piacevolezza di guida di queste due moto. A me sono piaciute entrambe, logicamente quella è più stilosa, un po', sì, più, un po' più caricata. Sportiva. Esatto, più la moto da bar, diciamo così, da aperitivo. Questa è una moto invece perfetta per l'utilizzo quotidiano e lo vedrai, perché poi durante la prova ce le cambieremo. Anche fuori città? Anche fuori città. E i motori, come vedrai, sono bellissimi. Sono cioè, nuovo bicilindrico. Bicilindrico 650, motore completamente riprogettato, nuovo. E fatto, progettato in Inghilterra e realizzato, Royal Enfield realizzata in India. Tra l'altro 47 cavalli, si guida con la patente a due. Brava, noi che siamo esatto. Giovani. Anche l'impianto frenante, dotato sempre naturalmente di ABS. Sto. Pinze Bye, per cui Premo. Anche un bel marchio. Pneumatici Pirelli, i Phantom, che hanno solo il look classico, perché come vedrete, come proverai, sono due gomme, due pneumatici che si comportano molto bene e che danno anche, diciamo, dei vantaggi nella guidabilità di queste due moto. Per cui, che dire? La base è la stessa. La base è la stessa. Telaio, motore, cambiano le sovrastrutture, e la Continental è un po' più... Le pedane, la posizione delle esatto. pedane. Mi hai molto incuriosita, anche perché io avevo provato i modelli precedenti, quindi non vedo l'ora di testare anche questo. Sei tutto un fremito. Andiamo? Andiamo. Dai, allora io prendo la Conti. Esatto, io invece vado a vestirmi e mi prendo l'altra. Dunque, eccomi in sella alla Continental GT, la Cafe Racer della famiglia Royal Enfield, direi la nuova famiglia Royal Enfield. Come vi dicevo, io non amo particolarmente i semimanubri e in generale comunque la posizione di guida tipica di questo genere di moto. La stessa Continental, la 500, la monocilindrica che ho provato anni fa, ricordo non mi aveva messa particolarmente a mio agio. Troppo caricata sui polsi, la sella non era esattamente comoda, forse era anche un po' più alta di questa. Invece qui ho la mia figosità della posa da Cafe Racer, tra l'altro possiamo dirlo, la Royal Enfield Continental è una delle pochissime Cafe Racer che esce così di serie, ma sono stracomoda, l'ergonomia è stata rivista in modo da dare un po' più di comfort a chi guida. Il nuovo motore bicilindrico poi è super, ragazzi, un enorme passo in avanti rispetto al mono, è fluido, piacevole, è pronto ai bassi, con un cambio che è davvero di burro, preciso, morbido negli innesti, anche la frizione nell'utilizzo cittadino così in mezzo al traffico non è assolutamente affaticante, diciamo. È uno spasso poi con questa moto guardarsi nelle vetrine in città, cioè proprio bella bella secondo me, ma anche farsi qualche curvetta. Noi l'abbiamo scherzosamente definita una moto da bar, ma in realtà è un piacere anche farla girare, perché basta il pensiero, scende in piega molto molto volentieri, pennella bene le curve dolcemente, nonostante le sospensioni ovviamente siano pensate più per il comfort che per una guida prettamente sportiva. Difetti no, non gliene ho trovati, anche le finiture sono assolutamente apprezzabili. Più che altro parlerei di piccoli accorgimenti, ecco ad esempio la stampella laterale è un po' corta, soprattutto sulla Continental, che al baricentro un po' altino e un peso comunque da ferma non indifferente, è un po' pesantina da manovrare, da tirare su dal cavalletto per chi magari è un po' meno forzuto come me. Altro no, per questo tipo di utilizzo cittadino, ma in realtà non solo, è sicuramente una moto ben pensata, mi piace un sacco, è promossa. Adesso faccio un cenno a Lillo di fermarsi, che sono curiosa di provare anche la Interceptor. We'll be right back.
adesso cambio moto? Certamente sì. Andiamo a farci un giro. Andiamo un po' fuori, dai, c'è un sacco di traffico qua in città. Sì. È giusto, dovrei provarla in mezzo al traffico. Impostazione di guida totalmente diversa sulla Interceptor. È quasi incredibile che sotto ci sia la stessa moto. Tra l'altro io apprezzo molto quando le case riescono a giocare sapientemente con una base telaio, motore e sospensioni, creandoci sopra dei modelli completamente diversi poi per personalità e utilizzo. Qua sembra di stare in poltrona, tutto come sulla Conti per quanto riguarda il comportamento su strada, ma un comfort non paragonabile, una moto molto molto ben equilibrata e anche più facile nelle manovre grazie al manubrio, che vedete è molto più alto e largo qui, il semimanubrio proprio, ce lo siamo dimenticato. Una cosa che non vi ho detto prima riguarda la frenata. Il posteriore, su entrambe le moto ovviamente, perché abbiamo lo stesso impianto, è bello deciso, vi consiglio di usarlo per dare una mano anche al discone da 320 mm davanti, che da solo comunque deve fermare più di 200 kg di moto. Il peso, dato che comunque ve ne ho parlato anche prima del peso, che è abbastanza importante su queste due moto, però come spesso accade è alto sì, ma sulla carta appena ci mettiamo in marcia scompare, anzi con l'Interceptor viene davvero voglia di macinare chilometri, non è una moto che stanca, si comporta egregiamente anche fuori città, vedete tra le curve. Io me la immagino con un bel kit di borse, che ovviamente c'è offerto da Royal Enfield, diventa una giramondo, come da tradizione di questo marchio, che vediamo sempre fare cose pazzesche con queste moto. Tra l'altro mi diceva Lillo, che ha avuto modo di guidarle un po' di più, che anche per quanto riguarda i consumi non ci possiamo lamentare, si arriva tranquillamente a percorrere 25 km con un litro, ecco lui mi ha detto 23-24, ma tenendo conto di come guida lui sicuramente gli avrà dato tutto il gas che poteva, e quindi secondo me con una guida tranquilla normale 25 km con un litro si fanno tranquillamente. Dunque io promuovo anche la Interceptor, non saprei quale scegliere, qui entra in gioco davvero solo il gusto personale. Se ci si vuole sentire figosi con poca spesa, la Continental è davvero perfetta. Se si ha l'animo viaggiatore, la Interceptor è quella più indicata. Una moto quindi, che poi sono due, per accontentare davvero tutti. Che vi dovete portato. Meraviglioso. La fuga dalla città. Giro, mamma mia, veramente. Senti un attimo, allora cosa mi dici? Allora, devo dire che ce le siamo divise bene, nel senso la più cittadina che l'ho provata in ambito urbano e questa fuori città comoda, proprio una poltrona. Ho letto la tua prova ovviamente prima di venire qui, sono d'accordo con tutto. Mi ha colpito molto il cambio effettivamente. Bellissimo. E poi il preciso, morbidissimo, morbido. Silenzioso. E poi, vabbè, il nuovo propulsore, nulla a che vedere col precedente. Sono molto contenta che la Continental abbia un po' smorzato la posizione, per me, troppo estrema di Cafe Racer, quindi siamo sempre molto caricati sul davanti, ma non soffrono più i polsi. Forse la sella è anche un po' più bassa rispetto alla versione precedente. Mi sono piaciute moltissimo entrambe. Allora, io ti dirò che poi queste moto, come le vedi, hanno degli accessori sono dedicati. Sono kittate, esatto, sì, me ne sono belle accorta. Kittate. Per cui anche magari sono andate ad arricchire un po', la dotazione base è discreta, però bisogna sempre tener conto che 6200 per la Interceptor, 6600 per cui quotazioni molto molto basse, considerando anche la bontà del prodotto. Queste sono kittate, hanno parecchi particolari. Iniziamo all'Interceptor, che ha questa bellissima sella trapuntata, abbiamo questo cuscinetto Royal Enfield rifatto, poi abbiamo i nottolini, gli specchietti, specchi retrovisori molto belli, serbatoietto con coperchio dedicato anche questo, poi abbiamo da questa parte abbiamo appunto un copre pompa del freno posteriore in tinta nera, abbiamo i nottolini sul forcellone per attivare su il cavalletto, cupolino dedicato anche questo, e logicamente parte degli accessori sono montati anche sulla nostra Continental GT. Logicamente qui abbiamo degli specchi retrovisori specifici per questo modello, molto più stilosi. Cupolino anche per lei, poi più o meno abbiamo la sella è disponibile in due lunghezze, giusto? Esatto, sì.
e abbiamo la possibilità appunto di scegliere se la vuoi usare da sola oppure se la vuoi usare assolutamente da dipende sola. Come vai al bar assolutamente al bar da sola, esatto. Mi sono piaciute molto entrambe, non saprei sinceramente quale scegliere perché quella si intona con i miei capelli e siamo a questi livelli, ma questa si intona più al mio stile, probabilmente sono veramente due ottimi prodotti. Però adesso è ora di tornare. Purtroppo sì, dobbiamo rientrare. Quale delle due? La Conti, tengo la Conti. Tieni la Conti? Ok, dai, allora ci rivediamo in redazione. Saluti e baci. No, saluti e baci niente, perché tu hai detto la tua, io ho detto la mia, ma vogliamo sapere cosa ne pensate voi di queste due Accidenti. Royal Enfield. Commentate qua sotto, su YouTube, sul sito e seguiteci. Alla prossima prova. Ciao!